Un'invasione pacifica di spettatori, curiosi, turisti, carri, arance e arancieri. Lo storico carnevale di Ivrea, visto anche dietro le reti di protezione, ha fatto il botto. Quasi 35.000 persone, di cui 19.000 paganti, i residenti non pagano, hanno partecipato ieri alla prima delle tre celeberrime battaglie delle arance, uniche nel loro genere, tali da rendere il carnevale di Ivrea famoso ben oltre i nostri confini. Grande protagonista anche quest'anno è la Mugnaia, interpretata da Francesca Vanoni Zambolin, emozionatissima nelle vesti di Violetta e impegnatissima nel lanciare a destra e a manca mazzolini di mimosa. E a fare da immancabile contorno le note di allegria dei pifferi con il loro inimitabile berretto frigio, i tamburi, gli abbà, il generale e tutti i personaggi della vita eporediese del tempo che fu, le guardie del tiranno a bordo dei carri e i ribelli del popolo scatenati nel lancio delle arance. Il programma di domani, martedì grasso, dalle 2:30 del pomeriggio, il corteo storico, l'ultima battaglia delle arance, gli abbruciamenti degli scarli, la marcia funebre e la lettura del verbale da parte del sostituto. L'organizzazione? Così così. Qualche coda e qualche intoppo di troppo all'ingresso, non all'altezza di un evento come il Carnevale di Ivrea, ma poi, quando cominciano a fioccare le arance da tutte le parti, abbiamo pensato soltanto a quanto è bello, a quanto è divertente e a quando ritornarci il prima possibile. 6.000 quintali di arance italiane della Sicilia, della Calabria, della Lucania non è spreco, sarebbero comunque finite al macero. No, meglio la profumata poltiglia di Ivrea. Il carnevale è fatto così, un po' pazzo, a tutte le latitudini, anche negli altri paesi dove in questi giorni si celebra, ad esempio a Santià, patria del carnevale più antico del Piemonte. Domani fantastico giro di gala, premiazione di carri allegorici e maschere e il rogo del babaciù. Insomma, buon carnevale a tutti.